Ma il terzo grado di giudizio non è ancora arrivato. Noi siamo garantisti, però li hanno arrestati, insomma. Sì. La situazione è diversa. E quindi, quindi il principio che si deve seguire qual è? Al di là di tutto, nel momento in cui c'è... È il principio da seguire. Quello è lungo il pezzo da mettere, nel senso che quando tu vai insieme a una indagata, insomma, non è il massimo. Se tu inizi a frequentare tutto questo sistema colluso, qualcosa che non va dovresti notarlo, no? Cioè, il problema è questo. Io personalmente sono un garantista, però quando ci sono 67 capi d'accusa, quando ci sono intercettazioni che vanno in una certa direzione, quando tutto un sistema, lo vediamo anche nella vita di tutti i giorni, va in quella direzione, adesso va bene il caso, va bene tutto, però mi sembra che sia evidente la collusione. Non è possibile che ogni volta che ci sia di mezzo CL, piuttosto che ci sia di mezzo il sistema Formigoni, succede sempre qualcosa che non va. Cioè, tutti i danni erariali che sono stati fatti e che al momento sono fermi, noi ce li stiamo dimenticando. Ricordiamoci, noi qua abbiamo fatto una pista di atterraggio per elicotteri inutilizzabile. Banalmente, questo è un sperpero di soldi pubblici. E ti faccio notare una cosa che puoi vedere anche passando dal marciapiede. Allora, da queste cose ti rendi conto che i deliri di onnipotenza che avevano raggiunto certe persone, io credo che gli abbiano fatto perdere il contatto sia col mondo reale, ma sia col mondo anche di come sono quelle istituzionali, perché insomma... Ma è un delirio ancora in atto? È un delirio ancora in atto, però. Direi di sì. Nanni, volevi dire qualcosa? Ah, volevo solo aggiungere che basterebbe seguire l'esempio che ci è stato dato da eroi veri del nostro paese, che sono i giudici Falcone e Borsellino. Borsellino, quando parlava di opportunità, diceva che la politica non doveva aspettare l'arrivo della magistratura. A un certo punto è opportuno farsi indietro, soprattutto... prendersi la responsabilità politica di quello che non è funzionato e dare la possibilità a chi invece è onesto e merita di occupare quei posti per la salvaguardia del bene comune, perché qui ormai il bene comune, il cittadino non riesce più a capire cos'è. Il bene comune è diventato proprietà privata della politica partitica e questo non ci sta bene. Le dimissioni di Maroni e del presidente Cattaneo cosa implicherebbero? Implicherebbero immediatamente la caduta di questa legislatura e riandare ad elezioni. Peraltro, fra l'altro, c'è anche un giudizio in corso rispetto alla legittimità costituzionale anche della legge elettorale della Regione Lombardia, molti non lo sanno, ma si rischia anche che la giunta possa cadere, perché la nostra stessa legge elettorale, con il principio di assegnazione dei premi di maggioranza, ha le stesse pecche della legge nazionale, per cui secondo noi sarebbe bene che il cittadino lombardo potesse tornare con gli occhi aperti e le orecchie ben tese al voto per ridecidere davvero con consapevolezza da chi vuole essere governato, perché oggi è governato da gente, ti faccio solo un cenno, non riguarda strettamente il tema di infrastrutture lombarde, ma l'altro giorno l'assessore regionale all'ambiente ha dichiarato agli organi di stampa che lei aveva appreso dai giornali che il suo assessorato aveva dato l'occasione a una discarica di amianto qui in Lombardia. Cioè, secondo te è accettabile che un assessore regionale dichiari pubblicamente che apprende di una decisione dei suoi uffici e del suo assessorato e se ne separa come se non ne avesse responsabilità? È colpa dei dirigenti, ma i dirigenti a chi fanno capo se non all'assessore? Questo è uno scaricabarile a cui siamo sistematicamente abituati in questo paese a tutti i livelli istituzionali, ai quali non vogliamo più assistere. Se tu non sei in grado di dare un indirizzo politico in coerenza con il programma che hai esposto ai tuoi elettori che ti hanno votato e quindi dato fiducia, via, ti fai da parte, non c'è bisogno di aspettare la magistratura, è proprio una questione di etica, queste parole che devono rientrare nel vocabolario della politica e che noi cerchiamo insistentemente. Esattamente, perché questa accusa di muoversi intorno a un principio di giustizialismo, a mio avviso, nasce da un equivoco,
Cioè, se una persona è oggetto di indagini e quant'altro, allora per garantismo nei confronti della sua persona si attende l'ultimo grado di giudizio, ma per una questione etica e di politica dovrebbe essere egli stesso a sospendersi da qualsiasi ordine grado di governo del territorio in una carica eletta. È questo che magari spinge noi a chiedere con forza e a sembrare giustizialisti, ma in realtà è la mancanza di un'etica politica da parte loro, perché se io sono sottoggetto di dubbio, dovevo essere io prima di tutto, nonostante abbia ricevuto voti dagli elettori, a dire: cari elettori, finché tutto quello che mi riguarda non sarà chiarito, lascio governare, lascio la carica a qualcun altro di più specchiato e che dia maggiore fiducia, perché sennò ci si accusa di usare, no, le indagini per un qualche motivo. Invece dietro c'è un principio etico che è venuto a mancare, che fa esattamente quello che diceva il giudice Borsellino. Cioè, è tutto lì, è tutto lì, è semplice, è chiaro, è limpido, non è un ragionamento difficile da recepire. Tutto il resto è strumentalizzazione chiaramente mediatica che si fa del Movimento 5 Stelle. Non vogliamo nient'altro che l'onestà e l'etica politica rientrino in queste stanze dei bottoni, dove finalmente adesso siamo entrati anche noi, e come dicevo prima non staremo zitti, faremo nomi e cognomi, in modo tale che se il cittadino prima aveva la scusa di dire che alla televisione certe cose non si sentivano, oggi non lo può più dire, perché i nostri rappresentanti istituzionali vanno nelle televisioni, sono sulla rete, facciamo dei video ogni volta che facciamo gli interventi d'aula, cerchiamo di operare nella massima trasparenza, cerchiamo di rispondere a tutte le richieste, a tutti i dubbi, a tutti i chiarimenti. Questo è il Movimento 5 Stelle, che ha una portata rivoluzionaria in questo paese, proprio perché in questo paese si è incancrenito questo meccanismo, per cui anche il cittadino, io ti dico che un tassista l'altro giorno mi diceva: consigliera, è vero, sono stati arrestati i vertici di Infrastrutture Lombarde, però sa come va la giustizia in questo paese, tanto lo sappiamo tutti che dopo domani saremo fuori. Questo è un atteggiamento complice, inconsapevole e complice, perché il cittadino invece deve indignarsi, deve dire: bene, sono stati arrestati, bene, la magistratura farà il suo compito, ma io come cittadino elettore li sfiducio. Qui dovevano esserci centinaia di migliaia di persone, non solo il Movimento 5 Stelle, perché altrimenti, come anche Beppe Grillo ha detto molto bene l'altra sera sulla 7, si è complici di questo sistema, non ci sono più scuse. Quindi l'attivazione personale di ciascun cittadino, come dice il Movimento 5 Stelle, consiste in questo: nell'informarsi e agire in coerenza. Quindi se succede una cosa del genere non si può più rimanere indifferenti. Non si può più, non è più permesso, perché se vogliamo cambiare questo paese bisogna stoppare tutto, chiedere immediatamente dimissioni, come noi stiamo facendo, e non consentire che a una prossima legislatura queste stesse persone, che noi le cui facce rivediamo da anni ormai, e continuano a dire che le cose succedono a loro insaputa, e sono sempre loro, sono sempre le stesse facce che girano fra Parlamento, regioni, comuni, province. Faccio un'altra domanda. Allora, loro non si dimetteranno. Ok, il Movimento 5 Stelle prevede di aumentare lo scontro da questo punto di vista sullo stesso punto, o si aspetterà la prossima occasione? Il Movimento 5 Stelle prevede di aumentare il consenso, che è diverso. Cioè, loro non si dimetteranno perché sappiamo che non si dimetteranno, perché stanno attaccati alle poltrone finché possono. Loro stanno cercando, loro, la politica partitica, di garantirsi con le unghie e coi denti questi scranni che ormai gli scivolano giù dal sederino da soli, perché le malefatte, la corruzione, il livello ha raggiunto talmente un limite così basso e il livello di consapevolezza dei cittadini è in aumento, che il Movimento 5 Stelle
non fa altro che veicolare questa consapevolezza che aumenta progressivamente, e soprattutto io penso che un segnale forte a questa gente noi adesso lo potremo dare con le elezioni europee, perché se il Movimento 5 Stelle si attesterà, come io credo, come prima forza politica di questo paese, basta, non ci saranno più scuse, andremo finalmente al governo e certe situazioni finalmente non le vivremo più, vivremo finalmente un paese dove lo sviluppo sostenibile non è una parola asettica che si pronuncia in ogni occasione che va bene per qualsiasi scusa, ma è sviluppo di opportunità, di lavoro, di valorizzazione del nostro bene comune. Ci avete mai pensato che è un paese che può vivere di solo turismo il nostro? E ci avete mai pensato perché la politica partitica lascia morire tutti i nostri beni monumentali, addirittura o nel degrado o li svende? Allora, il Movimento 5 Stelle è propositivo, una forza costruzionista, soltanto quando andremo al governo, questo per i cittadini deve essere ben chiaro, perché noi stiamo facendo un grosso sforzo nel fare un'opposizione massimamente trasparente, cercando di dare tutte le informazioni, ma non lo facciamo a vuoto. Lo scopo di fare questa opposizione è di far capire che l'unica alternativa che si presenta adesso per l'Italia a livello statale, regionale e locale è il Movimento 5 Stelle, quindi noi speriamo di dare un segnale fortissimo con le prossime europee. Grazie.